come diceva lei, una partita molto importante perché abbiamo riaperto insomma, la qualificazione, ci teniamo a fare bene anche in Europa, quindi deve essere un punto di partenza per il proseguo dell'Europa League. Tu come stai? Ti senti sempre più importante per questa Inter? Ormai non stai più uscendo e sei sempre più decisivo. Beh, non è un fatto di uscire o non uscire, bisogna essere tutti comunque importanti, siamo una grande squadra, dobbiamo fare il bene dell'Inter e abbiamo un unico obiettivo tutti quanti. Il mister come l'hai visto in questo periodo? Si è parlato molto di lui, è tranquillo, è motivato come sempre. Assolutamente sì, sappiamo che è un momento difficile, ma dobbiamo lavorare, il campo è quello che parla, noi dobbiamo dimostrarlo tutte le volte che scendiamo in campo di onorare questa maglia importante. Vi aspettavate un primo tempo così alto in pressione su diciamo, più parti del campo da parte del Southampton e diciamo, lo avete sfruttato per avere un secondo tempo un pochino più brillante, visto che loro ovviamente potevano parlare dal punto di vista fisico? Beh, noi abbiamo visto i nostri avversari, stanno passando un ottimo periodo di forma, hanno iniziato il campionato in maniera positiva, una squadra molto molto organizzata, molto ben messa in campo, quindi sapevamo di fare una partita attenta, di sacrificio, di umiltà. Deborah ha detto: mi sento come un pilota che deve bene o male capire di che mezzi è a disposizione e cercare pian pianino di fare le giuste correzioni. Oggi abbiamo visto per esempio che diceva molto a Santoni stai più alto in fascia, da lì poi tra l'altro è arrivato, vabbè, per carità, magari una coincidenza del gol, però è forse mancato un po' di equilibrio, non dico sulle fasce, però a livello proprio di verticalizzazione, perché comunque anche cercare di trovare l'uomo in fascia o comunque la percussione centrale, oggi ho visto che per esempio Icardi più volte magari ti ha detto dammela di prima, eccetera, manca un po' di verticalizzazione da Inter. Penso che in alcune partite abbiamo fatto bene, in altre poco bene, però ogni partita ha una storia a sé, quindi gli avversari ci studiano e è sempre difficile affrontare, ripeto, delle partite così importanti. E a volte ci viene di verticalizzare prima, a volte no. Un punto e mezzo tuo, un punto e mezzo di Samir. Assolutamente sì, ma io penso che siamo 3 punti della squadra. 3 punti importanti per riagganciare la qualificazione ai sedicesimi. Antonio, adesso testa al campionato. Assolutamente sì, domani prepareremo una partita altrettanto difficile, sappiamo che l'Atalanta in casa e poi a Firenze ha fatto un'ottima gara, sarà una partita difficile, dovremo fare una grande prova. Antonio, di là degli ultra, lo stadio sembra essere con Icardi, vuol dire che per loro il capitano resta sempre Mauro? Ma io penso che queste Domanda vicende sul campo. vanno lasciate al di fuori del campo, sappiamo che i nostri tifosi ce li dobbiamo portare dalla nostra parte con umiltà, sacrificio e determinazione con le vittorie in campo. Icardi è il nostro capitano, il nostro punto di riferimento, quindi partiamo da lui tutti insieme per raggiungere i grandi obiettivi. Grazie. Grazie. Avete sentito?